Ciao a tutti e benvenuti. Vi è mai capitato di sognare in modo lucido? Vi è mai capitato di fare un sogno che non sembrava un sogno? Come per esempio, a volte molte persone dicono di aver sognato un determinato luogo, ma quel sogno lo raccontano come se in quel luogo ci fossero realmente andati. Non so se mi spiego. Oggi voglio affrontare con voi questa vastissima tematica e voglio porvi anche un quesito. Nel momento in cui vi è capitato di fare questi sogni lucidi, siete sicuri che si sia trattato di un sogno? Perché alcuni dicono che questi sogni lucidi possono essere facilmente confusi con quelle che vengono chiamate proiezioni astrali. Che cos'è una proiezione astrale, che viene anche chiamata camminata dell'anima? È quando praticamente la nostra anima riesce, no, ad uscire dal nostro corpo computer biologico per un breve tempo. E queste cose accadono quando una persona dorme, quando una persona sogna. Alcuni studiosi, comunque ricercatori in questo campo che nel corso degli anni si sono anche occupati di raggruppare le testimonianze di persone, hanno effettivamente descritto delle differenze tra sognare e tra queste proiezioni astrali, cioè veri e propri viaggi dell'anima, viaggi che l'anima compie e che quindi vive realmente. Si tratta di cose che l'anima vive realmente, ma che noi poi al risveglio percepiamo come dei sogni. E inoltre in questo video vi parlerò anche del fatto che molto spesso quando si compiono questi viaggi astrali, queste proiezioni astrali, molto spesso ci capita di vivere, diciamo, delle situazioni spiacevoli, come per esempio la paralisi del sonno. Da tanti la paralisi del sonno viene associata a chi? A delle presenze negative. Alcuni parlano della paralisi del sonno come di un fattore che può essere collegato esclusivamente al nostro corpo. Insomma, oggi invece parleremo delle proiezioni, astrali e le andremo a collegare a queste paralisi del sonno. Ma andiamo per ordine. Sicuramente sarà capitato a tutti di fare dei sogni lucidi, no? O magari dei sogni che poi si sono effettivamente verificati nella realtà, come i classici sogni premonitori. Una delle prime differenze che questi ricercatori fanno è proprio questa. Loro ci dicono: se nel corso di un sogno voi, per esempio, fanno proprio l'esempio di questa storia, nel senso che prendono proprio come esempio questo, quello che vi sto per dire. Se per esempio in un sogno voi, che ne so, sognate di andare a trovare in ospedale vostra nonna o un vostro parente che nella realtà è realmente in ospedale, probabilmente poi magari al mattino, al risveglio, venite a sapere che questa persona è deceduta nel corso di quella notte e voi probabilmente avete compiuto un viaggio astrale. Cioè la vostra anima è realmente andata a fare visita a questa persona. E questo è un po' anche quello che si dice dei sogni premonitori, di cose che noi sogniamo, che riusciamo a percepire e che poi si verificano realmente, no? Nella nostra vita. E inoltre questi studiosi ci dicono: fate molta attenzione perché quando per esempio voi sognate, il vostro corpo, per esempio, quando sognate voi stessi in una particolare situazione, il vostro corpo, fateci caso, se riuscite, non lo so in che modo, si muove in modo lento, si muove in modo molto molto lento. Anche i vari gesti che voi potete fare nel sogno sono comunque limitati, sono lenti, quasi come se il corpo fosse stanco. Questo però non accade nei cosiddetti viaggi dell'anima, nelle proiezioni astrali, perché quando si sperimenta la proiezione astrale, i movimenti del corpo sono molto più fluidi. Sono quasi reali, nel senso che il corpo si muove con molta più agilità e tra l'altro in questi particolari sogni, chiamiamoli così, è possibile percepire cose che in un sogno noi non potremmo mai percepire, come per esempio degli odori,
particolari, delle sensazioni particolari e soprattutto la consapevolezza. Vi è mai capitato di sognare e all'interno del sogno essere consapevoli di tipo, ecco, questo è un po', sembra quasi uno scioglilingua. Vi è mai capitato appunto di sognare e di avere la consapevolezza di essere all'interno di un sogno? Questa consapevolezza, secondo questi ricercatori, appartiene proprio a coloro che hanno compiuto questo viaggio astrale. Ora, i viaggi astrali possono essere indotti, nel senso che ci sono delle procedure che ti aiutano a rilassare il corpo così tanto da provare questa camminata dell'anima, questa proiezione astrale. E tra i vari punti che vengono elencati c'è appunto la meditazione. La meditazione, a quanto pare, consente al corpo computer biologico di rilassarsi così tanto da permettere all'anima di lasciare temporaneamente questo corpo. Si parla di una meditazione che non mira soltanto a rilassare il corpo, come potete immaginare, ma anche e soprattutto la mente, perché se voi nella mente non siete rilassati, non siete in pace, non c'è quiete intorno a voi, beh, sarà anche difficile poi cercare di stabilizzare il corpo, di indurre il corpo a fare una determinata cosa, come quella della camminata dell'anima, del viaggio astrale, della proiezione astrale. Quindi è molto importante rilassarsi. Ma gli studiosi ci dicono che alcuni individui molto spesso possono assolutamente fuoriuscire dal corpo e lo fanno inconsapevolmente. E a tal proposito voglio raccontarvi un episodio che è accaduto proprio a me. Io penso in quell'occasione di essere effettivamente, di aver provato proprio questa proiezione astrale, ma per pochi secondi, perché io mi sono, ragazzi, spaventata perché la proiezione astrale, nel momento in cui tu, nel momento in cui ti accade inconsapevolmente e quindi nel momento in cui non sei preparata a vivere una determinata cosa, secondo me può fare paura. Poi invece, se ti lasci andare, soprattutto se ti informi, eccetera, eccetera, tutto comincia a, no, diventare chiaro, il quadro comincia a diventare chiaro. E io vi racconto, praticamente un giorno mi è capitato di andare a dormire come facevo ogni sera e ad un certo punto io nel sogno mi sono ritrovata nella stanza in cui dormivo. Io ero distesa sul letto, ma non stavo più dormendo, ero sveglia. Tutto intorno a me era buio, ma comunque io nell'oscurità riuscivo a vedere. Io nel sogno, chiamiamolo sogno, voglio precisare che ero consapevole. Ero consapevole della stanza, ero consapevole di essere sdraiata in un letto e di stare in quel momento dormendo, anche se in realtà io non stavo dormendo perché avevo gli occhi aperti, ero lì sdraiata, consapevole della realtà che mi circondava, nel senso che nel sogno per me la realtà che mi circondava era la mia realtà. Quella di tutti i giorni, la mia realtà, quella era la mia stanza, quello era il mio ambiente e io stavo lì sul letto e dicevo a me stessa: sì, io sto sognando, ma ho comunque gli occhi aperti, è come se non fosse un sogno. Mi trovavo da sola e ad un certo punto che cosa è accaduto? Che con questa grande consapevolezza, ragazzi, energia, non lo so, io non potrei nemmeno descrivervela a parole. Io è come se qualcosa dentro di me mi suggerisse di alzarmi, ma attenzione, io non mi sono alzata, io ero proprio sdraiata così di schiena, no? Questa voce, questa sensazione, questa energia che in quel momento mi diceva alzati, non era l'energia del mio corpo, non era una voce che proveniva dalla mia testa, dalla testa che fa parte del corpo computer biologico, ma era una voce interiore. E io, ragazzi, per pochi secondi ho sperimentato questa cosa che all'epoca mi ha parecchio impaurita, perché io mi sono alzata dal mio corpo. Nel senso, la mia anima, io ho proprio sentito qualcosa, ho proprio sentito la mia anima, perché noi siamo un'anima all'interno di un corpo. Io ho sentito mentre, proprio la sensazione, mentre mi alzavo dal mio stesso corpo che era sdraiato, ma non sono uscita completamente perché io mi sono alzata, o meglio, la mia anima probabilmente si è alzata dal corpo. Io ho sentito proprio un flusso di energia nel momento in cui
Da questa parte sono uscita dal corpo, perché proprio come se io mi fossi alzata, quindi la testa si è alzata, le spalle, un po' la schiena, poi ho avuto paura e mi sono subito rimessa nella stessa posizione in cui si trovava il mio corpo, quindi sdraiata. Ho avuto paura e in quel momento non ho più capito nulla, confusione totale, poi all'improvviso è come se mi fossi svegliata. E all'inizio, ragazzi, non dico che fosse una vera e propria paralisi, perché io la paralisi del sonno l'ho sperimentata purtroppo una volta ed è stato bruttissimo. Non si trattava di una vera e propria paralisi, ma nel momento in cui io mi sono svegliata da questo sogno, anche se non credo di aver fatto un sogno, non riuscivo a muovermi, ma non riuscivo a muovermi per consapevolezza. Era come se non mi volessi muovere perché avevo sperimentato una cosa che non avevo mai sperimentato nella mia vita. Era una cosa nuova per me. Ma l'ho sperimentata, ragazzi, e secondo me è vero. Io ho proprio sentito un flusso energetico nel momento in cui mi sono alzata. Io ho proprio sentito che una parte di me stava uscendo fuori dal corpo computer e mi sono così spaventata da poi ritornare nella stessa posizione, quindi all'interno del corpo. Onestamente, non ho mai approfondito dal punto di vista individuale questa tematica, non ho mai provato a fare dei viaggi astrali, di indurre dei viaggi astrali. Probabilmente ci proverò, perché adesso, dopo essermi informata, dopo aver fatto tante numerose ricerche, non mi sembra più un argomento spaventoso, però immaginate, non avevo mai vissuto consapevolmente una cosa del genere. Probabilmente inconsapevolmente l'avrò anche vissuto, ma consapevolmente io non ho mai vissuto una cosa del genere. E quell'esperienza è stata così forte, così reale, così vivida, che io davvero, no, sono rimasta completamente senza parole, veramente senza parole. Ed è stata anche un'esperienza che mi ha emozionata. Però la sensazione di uscire fuori da un corpo si sente, la provi, perché io mi sentivo proprio completamente leggera e poi ad un certo punto nella mia testa io pensavo ad una velocità proprio davvero inspiegabile. Pensavo: ma che cavolo sto facendo? Sto uscendo dal corpo, oddio, ho paura. E poi mi sono nuovamente rimessa sdraiata, stesa. Ora, io non so se voi ci credete ai viaggi dell'anima, non so se li avete mai sperimentati. Fatemelo sapere se avete mai sperimentato un viaggio astrale, se avete mai vissuto esperienze simili alla mia. E inoltre volevo anche affrontare un altro argomento, come vi spiegavo all'inizio del video, quella della paralisi del sonno. Questi studiosi, nel momento in cui ci parlano dei viaggi astrali che possono essere indotti o anche dei viaggi astrali che vengono compiuti inconsapevolmente dal soggetto, ci parlano anche del risveglio. Allora, il risveglio da questi viaggi potrebbe essere un po' traumatico per il corpo, perché che cosa è? Vi ho detto, il viaggio astrale è quando la vostra anima temporaneamente lascia il vostro corpo e va magari in altri luoghi, va a trovare altre persone. Che cosa succede poi? Che quando la vostra anima rientra nel corpo, non sempre il risveglio, diciamo, è normale, può anche essere traumatico, ci dicono questi ricercatori, perché nel momento in cui la vostra anima rientra nel corpo, molto spesso il corpo non si abitua immediatamente a questo, ma passano dei secondi che a noi ci sembrano minuti, perché io ho sperimentato la paralisi del sonno. Ora, io non so se la paralisi del sonno, quella volta che l'ho sperimentata, era strettamente collegata ad un viaggio astrale involontario che ho fatto. Non lo so, perché io non mi ricordo niente. Io mi ricordo semplicemente di essermi svegliata nel cuore della notte completamente bloccata. Io avevo l'impulso di urlare, non riuscivo ad urlare. Non riuscivo a muovere nemmeno un muscolo, nemmeno poco poco il dito, niente, niente, le dita delle mani provavo a muoverle e non ci riuscivo, era come se ci fosse davvero qualcosa che stava lì a bloccarmi, ed è una sensazione angosciante, orrenda, bruttissima, che non vorrei più vivere, ok? È davvero come la descrivono, è una bruttissima sensazione quella della paralisi del sonno. E che cosa dicono questi ricercatori, questi studiosi? Ci dicono che appunto nel momento in cui l'anima rientra nel corpo, il corpo potrebbe non abituarsi e quindi il vostro risveglio potrebbe essere traumatico in questo senso. Potreste quindi sperimentare la paralisi del sonno, perché il corpo deve un attimo abituarsi al fatto che l'anima è rientrata e quindi
ci impiegherà un po' più di tempo per fare anche il gesto più semplice come alzarsi dal letto o muovere un dito, muovere un braccio, eccetera, eccetera. Quindi i ricercatori collegano la paralisi del sonno ai viaggi astrali. Ancora una volta vi chiedo, secondo voi potrebbe essere così? Avete mai sperimentato un viaggio astrale e poi al risveglio una paralisi del sonno? Vi è mai capitato di avere delle paralisi, appunto, questo tipo di paralisi? E soprattutto nel momento in cui le avete sperimentate, ricordate di aver sognato qualcosa in particolare? Fatemelo sapere. Io, come vi ho detto, non ricordo di aver sognato qualcosa di particolare nel momento in cui ho avuto questa paralisi, che a differenza della mia immobilità nel momento in cui ho avuto questa esperienza di viaggio astrale, vi ho detto, quell'immobilità non era una vera e propria paralisi. Io ero così esterrefatta da quello che avevo vissuto che non volevo muovermi, volevo stare lì immobile a pensare, no, a tutto quello che mi era accaduto. Nel caso della paralisi del sonno invece non è così, perché tu proprio, anche se vuoi, non puoi muoverti, ti senti proprio bloccata, tutto il corpo è bloccato. E se ci penso potrebbe anche essere così, potrebbe anche essere che dipenda tutto da questi viaggi che l'anima fa e da questo distacco temporaneo dal corpo e dal fatto che il corpo non sempre si può abituare all'istante al ritorno dell'anima. Mi affascinano tantissimo queste tematiche. Io conosco delle persone che, per esempio, attraverso i sogni sono riuscite ad evitare delle cose che poi effettivamente si sono presentate nella loro vita. Anche la stessa mia nonna, per esempio, quando è morto il suo papà, mia nonna materna ha perso suo padre quando aveva 9 anni. Ed effettivamente la notte lei sapeva già che suo papà era morto e nel corso della notte l'aveva sognato. L'aveva sognato, si trovavano nella cucina della sua casa di infanzia e il papà proprio le diceva: "Mi raccomando, non dimenticarti di dire a tua mamma del cappello", no? Perché mio nonno, il mio bisnonno, faceva parte comunque insomma, del corpo militare, era un ufficiale se non erro, e quindi era arrivato in sogno a mia nonna dicendole: "Non ti dimenticare di dire a tua mamma del cappello". Ed effettivamente mia nonna poi al mattino, quando si è svegliata, è andata subito da sua mamma a dire: "Ho sognato papà, mi diceva di dirti di non dimenticarti di seppellirlo appunto con il suo cappello". E la mamma quella mattina l'ha ringraziata, ha detto: "Bambina mia, grazie che me l'hai detto, grazie per avermi avvisata, perché proprio di quel cappello mi stavo dimenticando". Ecco, secondo me in quel caso non si è trattato assolutamente di un sogno, ma secondo me mia nonna è come se avesse realmente incontrato, cioè l'anima di mia nonna è come se avesse realmente incontrato suo padre, perché poi, ragazzi, noi viviamo un'esperienza in forma umana attraverso questo involucro che molti descrivono una vera e propria tuta, un contenitore. Il corpo è il contenitore dell'anima. Noi, attraverso il nostro corpo computer biologico, non riusciamo a percepire praticamente quasi niente, no? Perché il nostro percepire il tutto è sempre limitato ai 5 sensi. La nostra anima invece riesce a percepire, no? Il sesto senso, quando per esempio si parla del sesto senso, che riusciamo a percepire una situazione ancor prima, no? Di sapere l'epilogo. Ma qualsiasi cosa, quando percepiamo appunto i brividi, quei brividi strani che non sono dei brividi da freddo, e lo si capisce, lo si avverte, no? Quindi quando noi percepiamo quelle sensazioni, probabilmente lì è l'anima a percepirle. Quindi nel momento in cui l'anima intraprende questi viaggi temporanei, probabilmente riesce anche a vedere ciò che l'occhio umano non riesce a vedere, cioè per esempio l'anima di una persona che appunto si è disincarnata, che non occupa più un corpo. Capite quello che intendo? Noi fisicamente non riusciamo a vedere l'anima di una persona defunta perché abbiamo degli occhi, il senso della vista è limitato esclusivamente a questa matrice, ma l'anima ha, tra virgolette, degli occhi più, no, espansi, e quindi l'anima magari ci permette di vedere, no, quella persona che è venuta a mancare e di vederla come se fosse ancora, no, all'interno di un corpo fisico. Io ci credo, credo fermamente in tutto questo. Addirittura mia nonna un giorno mi ha raccontato di aver sognato un luogo, no, scusatemi, di essere andata in un luogo e questo luogo, praticamente lei in questo luogo nella realtà non c'era mai stata, eppure lo conosceva perfettamente. Lei sapeva guidarti in questo luogo come se fosse casa sua.
E secondo voi questo è un sogno? Probabilmente l'anima in astrale è andata a visitare questo luogo. Probabilmente mia nonna ne era totalmente inconsapevole, ma nel momento in cui poi è andata fisicamente a visitare questo luogo, l'anima è come se avesse attivato il ricordo di quel luogo e appunto a mia nonna sembrava di conoscere quel luogo anche se lì non c'era mai stata. E ci sono tantissime persone che, esempio, non sono mai andate a visitare un determinato luogo eppure lo conoscono alla perfezione. Com'è possibile? La mente limitata ci dice: cavolo, non ci sono mai stata, come faccio a conoscerlo? Ma l'anima probabilmente c'è stata in quel luogo. Forse voi non lo ricordate perché appunto avete sperimentato una proiezione astrale non indotta, quindi completamente inconsapevole, che non ricordate nemmeno. E quindi avete già visto quel luogo, cioè la vostra anima ha visto quel luogo. E ricordatevi che la vostra anima è la parte vera di quello che siete, no? Perché poi il contenitore, questo limite, vivere in un limite, ci fa percepire dei limiti, ma voi siete un'anima, siete energia prima di essere un corpo. State facendo questa esperienza in forma umana all'interno di un corpo, ma voi ricordatevi che siete energia. Quindi la vostra anima probabilmente nel corso della notte esplora dei luoghi e voi poi al mattino non lo ricordate nemmeno. Che cosa mi dite delle vostre esperienze? Ne avete mai sperimentato qualcosa di così forte? Avete mai sognato, fatto un sogno che vi sembrava vero, lucido, in cui avete magari percepito anche degli odori, dei suoni particolari, anche dei, non lo so, a livello fisico delle cose particolari. A tutti penso sia capitato di sognare in modo lucido. Ecco, e se fosse stata la vostra anima ad uscire dal vostro corpo, che cosa ne pensate dei viaggi astrali, di questa camminata dell'anima, come viene chiamata, dell'abbandono da parte dell'anima del corpo temporaneamente? Che cosa ne pensate di tutto quello che oggi vi ho detto? Se avete avuto delle esperienze simili alla mia, beh, fatemelo sapere. Io, perché no, vi chiedo se siete interessati a questo argomento di farmi sapere sotto nei commenti, perché potrei davvero proporvi tanti altri video, perché sui viaggi astrali ci sono tante, tante cose da dire, tanti punti da, voglio dire, da commentare, e quindi mi farebbe piacere farlo con voi. Fatemi sapere quindi se vi piacerebbero altri video su questo argomento e se vi potrebbe interessare un video in cui appunto questi ricercatori e studiosi ci dicono come poter, no, fare questi viaggi proprio consapevolmente. Attendo di leggere le vostre risposte. Io per il momento vi auguro un buon proseguimento e noi ci vediamo alla prossima.